Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Grazie. Prima cosa mi ricordo di firmare per presentare la lista, qui se qualcuno non ha firmato ci servono, ciao, delle firme. Beh sì, l'altro giorno mi sono un po' avvelenato perché qualche giorno fa hanno istituito la giornata della memoria per le vittime dell'immigrazione e oggi c'è stata un'altra strage, no? Quindi, però la giornata l'abbiamo istituita 3 giorni fa, adesso ci saranno altre stragi e poi chi dirà che ci sono delle soluzioni in questo momento, e la prima soluzione è che un ministro indegno come Alfano vada a casa seduta stante. Ti dicono che è negli ultimi su quei disgraziati morti. Sono 2 anni che diciamo che Alfano è indegno, perché è un ministro che baciò qualche anno fa, sia a sua insaputa evidentemente, un boss mafioso, perché è un ministro che non si è accorto che venivano rapite una mamma e una bambina e deportate in un paese dove c'è un dittatore, perché è un ministro che ha permesso la mia città a Roma che venisse messa a ferro e fuoco da alcuni hooligans ubriachi olandesi. È un ministro che non ha saputo gestire Napoli Fiorentina e c'è scappato un morto, un tifoso del Napoli. È un ministro che ci aveva detto che con il semestre europeo avrebbero fatto chissà che cosa per risolvere il problema dell'immigrazione e l'unica cosa che hanno risolto, non lo so, aumentano soltanto i morti. È un ministro che è uscita anche un'inchiesta da qualche giorno fa e risulta che la moglie ha strane concessioni da parte dei ministeri e delle istituzioni, c'è il conflitto di interessi. È una vergogna assoluta uno come Alfano, ed è una vergogna assoluta uno come Napolitano, il quale ha spinto lui più di ogni altro per il bombardamento, per l'appoggio ai francesi e agli americani e la distruzione violenta della Libia, dove c'era un dittatore, per l'amor di Dio, un dittatore al quale Napolitano stringeva la mano e Berlusconi baciava la mano, che è stato distribuito in maniera violenta con le bombe. E se la Libia oggi è il caos totale, dove non c'è uno Stato, dove le persone scappano da quella realtà, i responsabili sono coloro che oggi provano a dire quali sono le soluzioni. Queste persone non vanno minimamente ascoltate, e sono i partiti di centrodestra che hanno governato 10 anni e i partiti di centrosinistra che hanno governato 10 anni. Sono loro, e oggi tocca a noi. Hanno fallito tutti quanti, occorre un movimento libero di cittadini che vengono in piazza senza scorta, che si tagliano gli stipendi, che fanno tutto quel che hanno detto che avrebbero fatto da 2 anni, che non si sono fatti comprare da un sistema malato, corrotto, e non ci riusciranno mai a comprarci, mai, forse quanto un mangiato tenere. Esatto, non ce la faranno mai. Però oggi una cosa, è inutile che ora vi raccontiamo, abbiamo fatto questo, ve lo sappiamo. Qua chiunque vuole si può informare in maniera alternativa, può iniziare a spegnere la televisione, tranne stasera che vado alla gabbia. Bravo Ale! Falli neri! Ti devi fare neri! No, io stasera sarò estremamente chiaro, mi prenderò il tempo, non vi preoccupate. Sono in studio un faccia a faccia con il conduttore che si chiama Paragon. Sì, però ascoltate, l'intervento dell'altro giorno davvero mi ha fatto venire il veleno. Quell'intervento è stato visto da oltre 2 milioni di persone in rete, eh? Cioè, grazie alla condivisione di tutti quanti, si arriva, riusciamo a girare in forno. Che vogliamo tagliare i fondi all'editoria, e per quello ci criticano, ci attaccano a destra e a sinistra. La Padania dell'antisistema Salvini si è beccata oltre 60 milioni di euro di quattrini nostri, 9.800 euro al giorno, l'Unità altrettanti, questi giornali che poi mettono. Ma com'è, non ci sono i soldi per gli esodati, per i cassi integrati e poi per i giornali di partito sì, per i partiti sì? Cioè, questa l'ipocrisia, con l'informazione la distruggiamo, l'ipocrisia di un Salvini che ci dice che vuole fare la battaglia a favore degli esodati contro la legge Fornero e si allea dovunque, penso anche qua in Toscana sta con Forza Italia, no? Cioè, no, non lo so, si allea comunque dovunque con Forza Italia, un partito che ha votato la legge Fornero. Cioè ragazzi, ma stiamo scherzando? L'avete visto l'altro giorno Bersani, non so, qualcuno si è visto tu? E noi ci saremmo dovuti alleare con quelle persone? No. Senza un'idea di futuro, un'idea di paese. Liti
litigano soltanto, fanno finta di litigare solo se si parla di legge elettorale. Cioè questi non si litigano mai per le politiche sul lavoro, per l'ambiente, per il reddito di cittadinanza, per la politica estera, sempre d'accordo però sulle regole per definire chi ritornerà in Parlamento o meno, vanno a botte. Perché? Perché gli interessa soltanto mantenere quei deretani flaccidi, tra l'altro, ve lo posso assicurare, sulle poltrone. Guardate, non me ne frega niente di parlare di loro, non me ne frega niente. Noi dobbiamo far capire che il movimento ha un'altra idea proprio di mondo, di paese, che è il reddito di cittadinanza, che è l'investimento nelle rinnovabili, nell'enogastronomia, nel turismo, nella cultura, e basta, il petrolio nostro è quello, nella chiusura di posti che provocano il cancro, nell'innalzamento delle pene per quei reati di altissima pericolosità sociale, l'abbassamento per quei reati che invece non sono pericolosi socialmente. Perché oggi un corrotto, uno che falsifica un bilancio, uno che fa metanizzare dalla CPL Concordia un'isola e prende le mazzette, insieme magari alla camorra, è l'uomo più pericoloso che esiste in Italia. La mafia si è trasformata, non lo diceva Beppe, è diventata sempre più un'impresa. E l'avete, io sono di Roma, mi è toccato diventare esperto di mafia. È così, se ascolti Buzzi e Carminati che dicono il business nuovo non è più la droga, la prostituzione, ma l'immigrazione, i rifugiati, i rom, ci mangiano loro. Chi oggi dice che i campi rom vanno rasi al suolo è quello che ci ha messo i quattrini per istituirli. Sono delle informazioni che dobbiamo raccontare in giro, la gente apre gli occhi, qualcuno inizia a rifiutare perché qualcuno ha paura ad accettare il fallimento, qui in Toscana che pensa che vota un partito legato a Berlinguer, ma invece è legato a Berlusconi. Ci vuole del tempo. O qualcuno che pensa di votare la destra perché ha dei valori di legalità e scopre che nella destra è un cosentino, cioè dell'utile, gente che sta al gabbio e prende quattrini vitalizi, 5.000 euro al mese, quelli che devono rappresentare l'idea di Stato, di legalità. Cioè è così, lo sappiamo com'è, però che dobbiamo fare? Raccontiamo, continuando a lavorare di rete, perché l'esempio del video dell'altro giorno è un esempio. Più ci cercano di tapparci la bocca, e ci ha provato di nuovo la Boldrini l'altro giorno, evitate qualsiasi tipo di commento, se no si commenta da sola. Più provano a zittirci e più noi riusciamo con la rete a fregarli. E tante persone, io mi raccontano storie su internet, persone che hanno aperto il PC, magari a familiari PD convinti o di Forza Italia, e dicono, ma allora i grillini pensano questo, fanno questo? Sì, ognuno di noi ha un mezzo di informazione, guardate i cellulari, ognuno c'ha un PC da aprirlo a gente che sì, crede come? Sì, ancora, la gente vota un partito come se fosse una squadra di calcio, come se fosse la Fiorentina che non si cambia mai, o la Juve, è così, non è così. I partiti sono trasformati, sono diventate organizzazioni pseudocriminali, che si è così. Anche le squadre di calcio. È vero, come l'ha detto la signora, però non le toccate, tu diciamo una cosa alla volta. Si calci, andiamo da parte. Vabbè, non ne parliamo. Il discorso è questo, no? Ma lo diceva, pensate, Berlinguer 20 anni fa, quando sollevava la questione morale. Lo sappiamo che è così, vi chiediamo di raccontarlo, di aprire PC. I giovani devono andare a parlare con gli anziani che stanno qui devono andare a parlare con i giovani che non vogliono votare perché dicono tanto non cambia nulla. Il PD, soprattutto in questa regione, gode di un bacino purtroppo elettorale quasi di voto di scambio, cioè gente che li vota non perché è d'accordo col PD, perché io devo trovare uno per strada che mi dice no, il PD mi piace, sta facendo. Ormai vi ricordate che uno votavano Berlusconi e si vergognavano? Oggi la gente vota il PD però non te lo dice. È così, si è trasformato dalla DC, era diventato la Forza Italia, ora Forza Italia è il Partito Democratico. Molti lo difendono perché difendono un posto in una cooperativa da 3,5 euro l'ora. Oppure è così. Per quello il reddito di cittadinanza, e vi invito tutti quanti a venire a marciare con noi la Perugia Assisi il 9 di maggio, perché il reddito di cittadinanza, oltre a dare un reddito di dignità, persone di dignità non hanno e non si possono ammazzare le persone. Guardate, nel 2014 il numero di suicidi per motivi economici è raddoppiato. Serve soprattutto a distruggere il voto di scambio, perché una persona che ha un reddito non si venderà più per un piatto di riso, per una busta della spesa o per un posto letto in un ospedale per la suocera malata. Non si venderà più. Con il reddito di cittadinanza i partiti sono morti,
morti, perché non c'è più gente che dirà a me fa schifo il PD, mi fa schifo Forza Italia, ma mi tocca votare questo perché mi ha promesso questa cosa qua e a me serve, lo capisco pure che non gli serva un lavoro per portare del pane a casa o il posto letto per un parente ammalato che vorrebbe vivere gli ultimi anni della sua vita o morire in maniera dignitosa in un ospedale pubblico, cosa che non si può più fare se non conosci qualcuno. È così, questo è il paese dove crolla tutto. L'unica cosa che volevano che crollasse era il Movimento 5 Stelle, ci provano in ogni modo e siamo ancora qua e cresciamo sempre. Che non ci incontreranno il GPS se siamo coerenti, che non ci lasciamo comprare, non ci incontreranno più mai, perché le idee nostre sono quelle buone. Le idee del Movimento sono quelle buone, la gestione differente della mondezza, perché la mondezza provoca il cancro. Questo è un paese strano, io l'ho detto in TV, cioè questo è il paese dove se dici cazzo c'è la mafia a Roma le persone si indignano più per la parola cazzo che per la mafia a Roma. È così, è un paese stranissimo, in cui muoiono in silenzio centinaia di bambini nella terra dei fuochi, però muoiono in silenzio, qualcuno fa notizia, mentre fa più notizia quello che scrive un poliziotto, non so, noi lì dietro a commentare, oppure la Boldrini ha detto o non ha detto che l'obelisco del Foro Italico va buttato giù, non ci deve interessare commentare, queste sono armi di distrazione di massa, e tutti lì a commentare, ha ragione, non ha ragione, ma chi ha detto che non ha detto, e nel frattempo la gente muore di cancro nella terra dei fuochi, o muoiono gli operai dell'Ilva, o si ammazzano gli imprenditori del Nord-Est. O continuiamo a sotterrare i rifiuti o a gestirli come facevano gli etruschi, cioè o li bruciamo o li sotterriamo, come avveniva 2000 anni fa. Cioè questa è l'Italia. Allora noi stiamo qua, domenica pomeriggio, voi state qua pure perché non gioca la Fiorentina oggi, domani gioca, no? Ma io ho giocato ieri, purtroppo. Ognuno ha le sue debolezze. Non la butterò mai su questo, mai. Però insomma, non lo sa, le sue debolezze, le mie sono solo queste, gli altri io non credo. E vi dicevo, vi ringrazio, siamo qua di nuovo, tanti siamo centinaia, quindi ognuno di noi può diventare un mezzo di informazione. E credetemi, il concetto del Movimento, oggi stiamo io Alfonso, la Sara Paglini dove stava qua, la Laura Bottici, la questora che sta facendo un lavoro incredibile per eliminare i vitalizi per i condannati per mafia, anche se tutti i vitalizi noi vogliamo abolire, tutti. Oggi ci stiamo noi, domani ci sarà qualcuno di voi, qualche giovane soprattutto, perché poi ci vuole anche, ve lo dico, cioè, secondo me è meglio che ci vadano in Parlamento persone anche giovani, perché ci vuole a tenerli in aula giorni e giorni di fila, ci vuole pure, è utile, anche quello, ci vuole fisico, però è opportuno che ognuno di noi qui capisca che il Movimento 5 Stelle è un passaggio di testimone. Oggi qualcuno di noi è più conosciuto, andiamo in televisione, le foto, che poi sono cose molto renziane queste sensi. Molto renziane. E, però ci sarà qualcuno qua che ascolta, sarà il prossimo. Io mai avrei pensato che avrei potuto mai fare il discorso sulle dimissioni di un ministro potentissimo come Lupi. E mai avrei pensato che dei cittadini organizzati che gli hanno fatto un'opposizione da un anno, che hanno tirato fuori il caso di Incalza un anno fa quando Lupi ci rideva addosso, i mezzi di informazione ci ignoravano, riuscissero dopo 8-9 mesi di battaglie a fare in modo che un ministro potentissimo come lui rassegnasse le dimissioni. Cioè questo, se ci pensate, è un successo di cittadini e di istituzioni incredibili. Nell'ordinanza di arresto di Incalza è citata l'interrogazione di Michele Dell'Orco, nostro collega. Cioè degli atti parlamentari finiscono nelle ordinanze che arrestano questi malfattori e questi ladri di soldi e di futuro. Assolutamente. È lunga in Italia, è lunga perché c'è gente che nel sistema ci marcia, c'è gente ahimè in Italia, alcuni che dicono quelli sono onesti, meglio che non li voto. Alcune persone ragionano così, purtroppo è così, è così, è così, non ci interessa, parliamo di cose nostre. L'Italia è così, alcuni ci campano con la corruzione. Però certo, la memoria è cortissima, si dimentica anche questi sistemi, insomma veramente Charlie Hebdo è successo, in due giorni eravamo tutti Charlie Hebdo, poi ci stanno 150 morti in Africa e mezzi di informazione se li dimenticano totalmente, quei disgraziati, loro non sono Charlie Hebdo, e tutto poi dimenticato, e magari la tragedia di oggi tra una settimana ce la dimenticherete. L'essenziale è avere, come diceva lui, memoria su quello che ha fatto Alfano, su quello che ha fatto Renzi, sulle parole che ha detto Renzi, su quello che è stata la Lega, su quello che è stato il partito
Partito Democratico dovunque, come ha ridotto la sanità qui in Toscana, gli scandali, l'Expo, il MOSE, poi uno scandalo ne copre un altro, c'è lo scandalo Expo coperto dal MOSE, lo scandalo Mafia Capitale coperto da Parentopoli, Affittopoli, lo scandalo Ischia e questa cooperativa coperta da Rimborsopoli Emilia Romagna o Rimborsopoli Piemonte, dove lì questa cosa si è fatto rimborsare un paio di mutande verdi, non è uno scherzo. E anche in esatto, anche in Firenze, lo sappiamo, Bonafede fa un lavoro immane sul TAV di Firenze, ma insistiamo perché i risultati ci sono, ripeto, insistendo che abbiamo ottenuto le dimissioni di Lupi, e insistendo non faremo fare quella porcata del TAV di Firenze col capitolante di un chilometro per collegare due stazioni. È così, io vi ringrazio, abbiamo molta fiducia. Più loro ci attaccano, come vedete che il Movimento 5 Stelle è in crisi, più saliamo, ma ce ne accorgiamo non solo dalle piazze, ma proprio dalla rete, come camminando per strada, al di là dei sondaggi. Le persone tante iniziano ad aprire gli occhi. Qualcuno ci aveva votato forse perché sperava che facessimo accordi col PD, votasse il Partito Democratico, se vuole questo, perché non lo faremo mai. Qualcun altro ci ha votato per fare esattamente quello che stiamo facendo. In Toscana entreremo, non so quanti, ma entreremo e faremo pulizie, denunceremo e prenderemo gli atti da dentro della regione, li porteremo in procura se sarà necessario, e informeremo e faremo opposizione. E questi sono risultati incredibili. Noi quello che stiamo facendo, e concludo, fondamentalmente ci stringe e stringe. Che fa il Movimento 5 Stelle? Se qualcuno ci chiedesse, ma che fa il Movimento 5 Stelle? Sta difendendo i nostri soldi, i soldi dei cittadini, in ogni modo. I soldi nostri che si rubano di stare in giro. E lo fa senza sconti, senza intermediari, tagliando sullo stipendio, senza aver paura di niente. Forse c'è tanta gente della Digos in borghese che ringraziamo e salutiamo, ma non c'è un carabiniere. Ci hanno detto che ce ne saranno un paio che giustamente, ma lo sanno che ci difendiamo con l'onestà, che nessuno ci tocca. C'era Borghezio a Livorno, c'erano più agenti di pubblica sicurezza che leghisti. Anche De Luca, sì, è così. Ormai loro si muovono soltanto scortati da 200-300 poveracci poliziotti che ci dicono di fianco, noi tocca sta dietro a sti ladri, ma noi stiamo qua. Ci dicono questo, i poliziotti ci dicono questo. Paese strano dove i poliziotti tutelano i ladri nei confronti rispetto al popolo e non il popolo rispetto ai ladri. È così. È così. Certo, basta Diaz, però è inutile, cioè pure lì non ci facciamo fottere dal cervello quello che ha scritto quel poliziotto che ha scritto una stupidaggine immane. Quando dobbiamo prenderci con i responsabili, con le teste alte che non cadono mai, da chi ha ordinato quei massacri? Oggi magari è lo stesso che mi fa, gli accusati è lo stesso che mi fa le dichiarazioni contro. Cioè che schifo siamo stati, c'erano loro al governo, hanno governato tutti, il PD ha governato, la Lega ha governato, Forza Italia ha governato, Alfano prima di essere ministro dell'interno e ministro della giustizia, hanno governato tutti, la Meloni che oggi mi fa l'antisistema era ministro con Berlusconi, c'è gente che dice no però la Meloni dice cose giuste, guardate che tutti diranno magari cose giuste perché hanno degli esperti di comunicazione che gli dicono di questo, che questo il popoluccio si vuole sentir dire, che è una cosa giusta, lo dicono e qualcuno che guarda tutto ciò, però la Meloni qui dice, però Franceschini dice delle cose sensate. Non è il dire, è il fare, uno deve vedere quello che si fa, come ci si comporta. Come la Moretti che ha detto quei giorni fa, no, io me lo taglio lo stipendio, siete d'accordo, poi quando riporti il documento è no, io ho già portato una proposta di legge, però siamo disponibili al confronto. Lo sapete come sono? I voti. La incartano, super cazzolari incredibili. I voti, il Parlamento. Siete esperti di super cazzo. Mamma mia. Io lo so. Com'è? Non lo so, speriamo non ci arrivi nulla. Io penso che... Poi ripeto. Ah sì, la signora parlava di Hillary Clinton, no, internazionale. A me fa strano il fatto che a parte la parentesi Obama in America o ti chiami Clinton o ti chiami Bush non puoi fare il presidente della Repubblica, del presidente in America. Sì, ma pure qui è uguale, il sistema ma cambia una faccia. Esatto, infatti io stasera parlerò un po' di questa roba, del TTIP, di come ci stiamo diventando proprio sudditi zerbini degli Stati Uniti d'America, sì assolutamente. Le sappiamo queste cose, ora le devo andare ad Arezzo. Certo.
No, dell'aeroporto parlerà qualche più scalo, no? Io vi prego. Vieni qua. Scusate, però. All'Europa doveva essere come gli Stati Uniti, cioè l'Unione degli Stati degli Stati Uniti, che dovevano essere tutti uniti come l'unico presidente di un vario Stato con altri bravo. Quasi 15. Abbiamo razzi alzati. Darko, chi è? Cosa sono i genitori, scusate? Ma chi è Darko? Russo, nome russo. Slavo, beh, Darko Pance. Sì, il discorso Darko, hai detto una cosa giusta, ci hanno detto che sarebbe stato così, mentre invece hanno messo in comune soltanto i quattrini che noi dobbiamo dare a un potere centrale che nessuno elegge, perché nessuno ha eletto Juncker, nessuno, c'è un'elezione diretta dei popoli europei nei confronti della governance dell'Europa, che in realtà è una unione fittizia, che poi se c'è un paese in difficoltà rispetto all'immigrazione come l'Italia viene totalmente lasciato solo, però è colpa nostra che non ci facciamo rispettare, o se c'è un paese come la Grecia in difficoltà economiche per colpa non del popolo greco ma di classi dirigenti corrotte, per loro va bene pure che muoia, perché nel frattempo le banche del potere centrale si sono ribeccati i soldi che gli avevano prestato. Per cui l'Europa come concetto, come dici tu, che può anche essere un concetto alto, non esiste, non è così, è una delle tante prese in giro. Tu a 15 anni sei molto più informato del 99% dei senatori della Repubblica. Io devo capire se Gaspari è vicepresidente del Senato, lui a 15 anni non può essere un sottosegretario. Devo capire. Quando raccontava prima il Mozzo, dove sta Bonafede? Raccontava che lui siamo stati espulsi per aver detto onestà, onestà, è vero. Poi uscendo fuori mi è venuto in mente, se noi avessimo gridato omertà, ci avrebbero fatto sottosegretari. Assolutamente. La prossima volta lo faccia onestà, onestà, ti dico non offenda. Se dici omertà, omertà, non lasciatelo parlare che sta parlando di politica. Ragazzi, io vi ringrazio, andiamo ad Arezzo, i Celti sono renziani, per cui niente. Siate accoglienti, io lo dico sempre, alcuni ci fanno venire il fegato, lo so, pure a me l'altro giorno in Parlamento, gente che giustifica qualsiasi cosa, no, però il PD, lo so, però questa è gente che davvero vede i partiti della politica come una squadra di calcio. Io sono abituato per 50 anni a votare quelli e voterò sempre quelli anche se mi hanno impoverito. Ci vuole più tempo, bisogna prenderli, no, di squincio si dice a Roma, di lato, tranquilli, parlandoci, condividendo le cose, siamo accoglienti, perché se diciamo subito tu sei un idiota, non capisci, è quello che darà sempre il PD. Lo so, ed è difficile accettare il fallimento, però cerchiamo di essere accoglienti, io lo dico sempre, la maggior parte degli italiani sono del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sanno. Semplice. Di Giacomo Giannarelli, oggi Giacomo deve essere con noi in questo giro per la Toscana, non può esserci perché sta male, ha la febbre, e quindi però mi ha fatto una telefonata per dire di a tutti che mi dispiace tantissimo, che saluto tutti, ci sarà occasione di poter parlare e poter venire lì a Firenze, tra l'altro probabilmente la prossima volta ci sarà anche Luigi Di Maio che verrà qui a parlarci, e vi dico Giacomo. Sì, volevo